Eccoci ancora sulle fonti TV con il nostro appuntamento settimanale, Il Fatto di Marcotti, con Giancarlo Marcotti. Buongiorno Giancarlo, bentrovato. Grazie Emanuela, un saluto a te e naturalmente a tutti gli ascoltatori. Anche oggi tantissimi argomenti, quindi andiamo subito a vedere quali sono i punti che abbiamo selezionato per la trasmissione e per i nostri telespettatori. Scenari economici e politici come sempre, e poi 2023, punto di domanda, la crescita sarà a zero, emergenza nazionale, qui ce l'ho messo io, ma mi sono basata sulla notizia e sulle previsioni più che altro di Confindustria che ci dice se non verranno risolti i problemi come l'inflazione e la crisi energetica, attenzione perché il 2023 sarà davvero un anno a crescita zero. E poi scostamento di bilancio, sì o no, proprio per l'emergenza economica, sarebbe giusto? Questa è una prima domanda, ma l'altra domanda potrebbe essere il nuovo governo lo farà? Cioè, quindi due domande in uno. E poi ancora verso il nuovo governo, il centrodestra ha fretta di cominciare proprio per tutte queste emergenze, quindi faremo ancora un po' il punto della situazione che ci porta verso la formazione del nuovo governo. E poi guardate un po' Germania, perché la locomotiva europea perde qualche pezzo, lo ZEV cola a picco sempre più, le ultime rilevazioni hanno affossato ancora di più questo indice che ci dà la fotografia del sentiment delle imprese tedesche. È ancora la locomotiva europea? Insomma, una domanda anche un po' provocatoria, visto che comunque lo scenario internazionale non è propriamente brillante. Allora, Giancarlo, facciamo così, partiamo subito dal secondo titolo, 2023, la crescita sarà zero e se sarà emergenza nazionale. Cosa ne pensi di quello che ci dice Confindustria? Penso che è stata fin eccessivamente ottimista. Bene. Ok, lo so, ma crescita zero sarebbe già un buon risultato. Io temo invece che il 2023 sia un anno di recessione. È difficile pensare, poi dopo le ultimissime notizie che arrivano dal conflitto russo-ucraino, è difficile pensare che quel conflitto finisca a breve. È difficile pensare quindi che i problemi dell'energia si risolvano in breve tempo, e quindi il 2023 lo vedo veramente come un anno molto ma molto difficile. Quindi questa è la mia previsione. A meno che però abbiamo detto poco, insomma, non si risolva il problema dell'inflazione, e allora qui ho un'altra domanda, adesso te la faccio subito, e il tema della crisi energetica, il controllo dell'inflazione, pensi che, visto che questa sarà un po' la settimana decisiva per capire le prossime mosse di politica monetaria, visto che per esempio in America il mercato del lavoro ha tenuto, credi che con una politica ancora più restrittiva da parte della Fed la percentuale di inflazione potrebbe calare più velocemente rispetto a quanto è calato fino adesso, e quindi di conseguenza la situazione potrebbe migliorare? È quello che auspichiamo, Manuela, solo che un conto è quello che appunto auspichiamo, un conto è guardare in faccia la realtà. Io veramente faccio difficoltà a vedere in futuro, a perlomeno prossimo, un chiaro miglioramento anche dal punto di vista dell'inflazione, perché poi dividiamo Stati Uniti e Europa. Io ripeto, anche in Europa ci sono dei paesi in cui l'inflazione è nettamente a doppia cifra, non a soltanto a doppia cifra, ma nettamente a doppia cifra, e quindi ripeto, faccio fatica a pensare che questo problema possa essere risolto. Oltretutto, la crisi economica incombente, io che sai che sono sempre stato per combattere l'inflazione, tuttora naturalmente non considero l'inflazione, certo, una buona notizia, però la considero ancora peggiore quella di una recessione, e quindi tra le due cose, sì, che la recessione si può raggiungere appunto se si controlla troppo l'inflazione, lo sappiamo, perché il rallentamento economico diventerebbe potente, ecco.
Manuela, qua è il fatto, questa è l'economia, cioè io spesso anche sul mio canale faccio fatica a trasmettere questi concetti alle persone, perché chi non si è mai occupato di economia pensa che ci sia la possibilità di risolvere i problemi così abbastanza facilmente. Nella realtà, in economia risolvere i problemi è una cosa difficilissima perché si toccano degli equilibri, cioè magari risolvi da una parte ma peggiori dall'altra. Non è come, che ne so, nella medicina uno fa un intervento chirurgico, ok, ha risolto il suo problema. E qua no, in economia no. Quindi io adesso starei molto attento a un'eventuale recessione, cioè al fatto che questa crisi energetica possa diventare veramente una crisi quasi epocale. È Quindi. troppo scrivere emergenza nazionale come ho scritto? Ovviamente mi sono basata sul nostro paese, poi No, è anche no, allargata. no, Manuela, tu hai colto precisamente, ma anche perché hai un osservatorio particolare per la tua professione e quindi vedi, parli con le persone, con esperti del settore, quindi hai perfettamente il polso della situazione. Non hai esagerato parlando di emergenza. Purtroppo è quello. Senti, sì, dimmi. No, dicevo che anche la volta scorsa, poi dopo mi sono un po' scusato per il fatto di essere stato forse troppo pessimista, una persona dovrebbe sempre infondere fiducia, eccetera. Però in questo momento mi trovo in difficoltà ad essere Ah, ma ottimista. in questo momento ci troviamo tutti in difficoltà perché non abbiamo ancora a disposizione delle soluzioni. Con questo non si sta dicendo che non ci saranno mai le soluzioni, no? Ecco, questo è, diciamo così, l'aspetto non pessimista. Il fatto di dire che non ci siano ancora soluzioni è un dato di fatto. Poi, se si vuole dire che tutto va bene perché ci sono soluzioni, bisogna aspettarsi che ci dicano quali sono queste soluzioni, altrimenti noi continueremo a dire che non ci sono soluzioni. Credo che più basico di così non si possa. Più basici di così non si possa essere. Senti, a proposito di emergenza, a questo punto nazionale, scostamento di bilancio, sì o no? Ora è Confindustria che chiede evidentemente al nuovo governo, a Giorgia Meloni, di fare questo scostamento di bilancio che invece Draghi ha sempre evitato, c'era stato invece nel periodo del Covid, sappiamo, viene utilizzato quando ci sono delle emergenze. Sarebbe il caso di ricorrere allo scostamento di bilancio? Io lo scostamento di bilancio lo vedo sempre come ultima spiaggia. Con il Covid, abbiamo visto che effettivamente, insomma, qualche ristoro c'è stato, ma lo stiamo pagando ora. Facciamolo questo scostamento di bilancio, ma non illudiamoci che con lo scostamento di bilancio risolviamo completamente i problemi. È difficile uscire da questa situazione qua solo con uno scostamento di bilancio. Oltretutto, ne abbiamo fatti in questi ultimi anni e veramente io, guardando il debito pubblico italiano, insomma, c'è da rabbrividire. Appunto, anch'io l'ho già messo in relazione a questo, quindi è, diciamo così, anche prima ho detto la stessa cosa, una domanda un po' marzulliana, è meglio usare lo scostamento, cioè abbiamo l'emergenza, dato di fatto, scostamento di bilancio potrebbe aiutarci a superare questa emergenza, ma potrebbe peggiorare il debito pubblico. Quale dei due mali è minore, quindi? Sì, il male minore è quello di proseguire a vivere, no? Quindi sì, ovviamente lo scostamento di bilancio che ti permette comunque di evitare una catastrofe. Non pensiamo che questo scostamento di bilancio non ci costi, ecco, mettiamola No, così. certo. Tu hai detto, secondo me, lo scostamento di bilancio è l'ultima spiaggia, quindi non siamo ancora all'ultima spiaggia, secondo te? No,
No, ma perché vedo che meno anche gli male. altri, no, Sì. no, ma perché vedo che anche gli altri sono in difficoltà, quindi forse ci può essere la volontà, tutti di, uscire da una certa situazione. Non è una cosa soltanto italiana o principalmente italiana come fu, dopo la crisi greca. La crisi ovviamente ha colpito in maniera durissima in Grecia nel 2011, ma Sì. di riflesso poi, anche in Italia, ma quella crisi praticamente non fu quasi sentita dalla Germania. Oggi invece anche la Germania, soffre, insomma, in una situazione particolare anche lei, quindi magari, cioè vedendo che la situazione è un po' negativa in generale, si possono trovare dei metodi e delle strade per uscire, auspicabilmente, naturalmente. Certo. Senti, andiamo per la regia all'ultimo titolo, Germania, ZEV, Cola, Picco, sempre più, potremmo dire che è ancora la locomotiva europea, perché abbiamo visto appunto l'indice ZEV tedesco a settembre che è andato a picco, insomma, è rimasto pesantemente in territorio negativo e a confermare proprio un sentiment che abbiamo detto poco fa, cioè insomma, quindi non siamo gli unici pessimisti, se così vogliamo definirci, ha confermato questo sentiment, pessimista per i prossimi mesi. Ricordiamo solo giusto che l'indicatore anticipatore, perché anticipa un sentiment, si è portato a meno 61,9 punti dai meno 55,3 di agosto. Non è il primo caso di calo di ZEV, di sentiment, quindi continua a scendere. Questo cosa ci porta a considerare, Giancarlo? Ma guarda, tu hai già detto bene, sai, però mi conosci oramai, sai che io, no, voglio sempre essere preciso, quindi me li sono appuntati, voglio Sì, dire. Perché certamente. la cosa più, per me, preoccupante di questo indice ZEV è appunto non che, sì, certo, vederlo a meno 61,9 se rabbrividisce, ma è vedere l'escalation che ha avuto. Allora, ripeto, me lo sono appuntato. Meno 34,3%, 34,3 punti a maggio. Poi, sempre negativo, però insomma era un po' di meno, meno 28 a giugno. Poi luglio il crollo, meno 53,8. Agosto, ulteriormente sotto meno 55,3 e come hai detto tu, settembre meno 61,9. Cioè qua noi siamo andati non solo in negativo, perché sai, tu certamente lo sai, ma dico magari a tutti i telespettatori, l'indice ZEV a zero è invariante, cioè non ci si attende né un miglioramento né un peggioramento dell'economia. Quando l'indice è positivo, vuol dire che prevalgono coloro che ritengono che ci sia un miglioramento dell'economia europea e quando è negativo un peggioramento. Quindi vedere praticamente da 4 mesi consecutivi peggiorare, cioè diventare sempre più negativo, secondo me questo è il messaggio peggiore che arriva. Cioè che ogni mese la situazione si fa sempre più critica. E perlomeno per gli investitori istituzionali sui quali viene appunto conteggiato lo ZEV. Quindi questo è la parte preoccupante. È un indice tedesco, ma si riferisce all'Europa, quindi all'intera Europa. E quindi cioè, una situazione del genere io non me la ricordavo, cioè, insomma, gli anni ce li ho. Insomma, e quindi ancora locomotiva europea? Beh, in questo momento non so cosa sia chi sia la locomotiva, non solo dell'Europa, dico perché anche l'America che ha l'S&P 500 che è il faro, insomma, non è molto un faro in questo preciso istante. Ma guarda, quando c'è stato l'annuncio dei 200 miliardi di aiuti, io sul momento ho detto, vabbè, la Germania fa sul serio, vuole fare sul Sì, serio, sì, perché sì, sì. 200 miliardi, continuiamo, noi forse non abbiamo mai la percezione quando passiamo da milioni a miliardi, non stiamo moltiplicando per 10, stiamo moltiplicando per 1000.
cioè 1.000 milioni fa 1 miliardo, quindi è 200 miliardi, è una cifra enorme. E sul momento io ho detto fa sul serio. Poi dopo, ripensandoci, è un po' come, insomma, se io prendo una medicina molto forte, vuol dire che probabilmente stavo molto male prima. E non è Certo. detto che poi la medicina, Che sia sia poi assolutamente. risolutiva, assolutamente sì. Allora, intanto saluto Claudio che ci scrive complimenti per il canale. Siamo anche in diretta su YouTube, seguiteci appunto per avere tutte le notifiche del caso. Allora, chiudiamo con verso il nuovo governo. Il centrodestra ha fretta ovviamente di formare il governo, ma anche perché non solo il governo ha fretta, l'Italia ha fretta, perché ricordiamo che questa settimana si attende l'approvazione del documento programmatico di bilancio in versione leggera da parte dell'esecutivo Draghi, prima poi di passare al nuovo governo che dovrebbe essere guidato da Giorgia Meloni. Peraltro ci sarà la prima convocazione delle Camere dopodomani, 13 ottobre, no, oggi è il 10, tra 3 giorni, comunque insomma questa settimana, però ovviamente difficilmente il nuovo governo potrà essere operativo sulla finanziaria prima degli inizi di novembre, insomma stando un po' a valutare i tempi, però entro il 15 ottobre bisogna inviare a Bruxelles il DPB, cioè il documento programmatico di bilancio. Allora, cosa ti aspetti da queste giornate e quindi appunto verso la formazione del nuovo governo? Ne parliamo ogni settimana da quando c'è stato il voto, Giancarlo. Allora, Manuela, anche qua, insomma, secondo me le notizie non sono molto buone, in questo senso. Io ho questo così, osservatorio che è il mio canale YouTube e la mia pagina Facebook. Tu naturalmente a maggior ragione una TV come le Ponti TV. Ho visto molta attesa prima delle elezioni, dopo le elezioni un certo interesse perché effettivamente la vittoria di Fratelli d'Italia è stata schiacciante, superiore alle attese, però devo dire che dopo che la Meloni ha praticamente detto che insomma, i ministeri più importanti saranno gestiti da tecnici, io nella popolazione, diciamo, fra la gente, ho sentito quasi una netta flessione, diciamo, di interesse verso la politica. Quindi dico una cosa del genere, forse un po' forte, neanche tanto, ma voglio dire, tante attese e poi Il forse la classico tanto sensazione rumore che per nulla? è la sensazione. Faccio un esempio, 5 anni fa, dopo le elezioni, quando è nato il governo giallo-verde, c'era grande attesa per questa novità. Poi c'è stata la cosa clamorosa che Mattarella, diciamo, ha bocciato Savona, eccetera, così, addirittura si parlava di impeachment per il presidente, cioè cose. Però c'era fervore di cambiamento. Adesso questo non lo sento in questi giorni. Nessuno mi chiede, dei miei ascoltatori, mi chiede di fare video sul nuovo governo, nessuno mi chiede di fare il toto ministri, cioè tutte cose che dopo, una tornata elettorale normalmente le persone chiedono. Insomma, questa è dal mio osservatorio, non so se anche dal tuo. Sì. Però non mi sembra che nella gente ci sia questa grande attesa per chi sarà, No, come sarà questo nuovo governo. hai ragione, o potrebbe essere perché si dà per scontato che, non lo so, appunto che sarà Giorgia Meloni, che sarà poi quello che è stato detto nei mesi precedenti le elezioni, non so, potrebbe essere anche questo e quindi come dire si attende e lì se non sarà come d'attesa ne vedremo delle belle, quello sicuramente, però effettivamente c'è poco fermento, sono d'accordo con te rispetto a quanto potessimo forse mettere in conto, no? Sì, E, così, cioè mentre forse si ha timore che
Perché dall'elettorato è arrivato un segnale di cambiamento, perché i Certo, partiti, certo. quasi tutti, se non tutti i partiti che facevano parte del governo Draghi, sono stati puniti dall'elettorato e invece è stato largamente premiato. Quindi l'elettorato ha dato un segnale. In questi giorni non sembra che la politica abbia raccolto questo segnale, ecco, diciamola. Va bene. Allora, ne parleremo ancora naturalmente, ti seguiamo sul tuo canale Finanza in Chiaro, peraltro hai parlato di ZEV, ma insomma sono tutti temi che Giancarlo Marcotti anche in singolo porta avanti sul suo canale, quindi seguitelo come seguite il nostro canale YouTube per avere, come detto prima, tutte le notifiche e anche i video on demand, anche questa puntata sarà disponibile lì. Giancarlo Marcotti, grazie mille e ci sentiamo la prossima settimana. Grazie, Grazie a te Emanuela e come di consueto un saluto a tutti gli ascoltatori. e allora grazie anche a tutti voi per averci seguiti per questo live. Come detto, lefonti.tv, il canale YouTube, poi ogni volta, ogni giorno, insomma, andiamo a selezionare qualche video da riproporre, però insomma seguiteci anche sui social, così per qualsiasi cosa potete scriverci e ci trovate, insomma. Grazie, saluto anche Alessandra in regia e vi auguro un buon proseguimento di giornata, continua il nostro palinsesto.